Lo stampa tra poco. Pubblico, mi raccomando, il tifo, i nostri concorrenti. Municipio, dove avete effettuato le iscrizioni. Un minuto tra due. Eccoli. Partiti, attenzione, tratto scivoloso, attenzione. Attenzione, si scivola proprio in zona cambio. Samoiraghi davanti a tutti, alla primissima curva. Vai Edo, vai Edo! Dopo lo stop forzato degli anni precedenti, abbiamo 5 coppie in gara 1, 10 coppie in gara 2. Tutti velocissimi anche loro. Tratti molto scivolosi. Rientrano i giudici di gara. Tutto bene ragazzi? Ammazza che faccia. Dai! Bravo Ali! 9 metri partiti. Dai Paolo, siamo in giro. Ma ancora tutto da giocare. Correvano in circa 6 il primo giro e come vedete è scivolato all'orizzonte, perché alcuni punti sono ormai diventati scivolosissimi, soprattutto in zona cambio. Attenzione perché arrivate veloci, c'è un piccolo avvallamento e un attimo. Non è la stessa categoria. L'erba, dai, fuori, dai! Dai, fondo! Subito qua! Dai, Fabio! Alla vostra destra, alla sinistra. Non si esce da lì, ragazzi! Attenzione ad attraversare, via! Bravo! State attenti ad attraversare, mi raccomando. Dai fuori di là. Bravissimo, dai!
termine ci sono anche la metà della classe. Altri leader. Bravo! Bravo Enzo, dai! Gianluca! Di Bosso! Molto bene! Che non è rimasto! Colpi di fascia, Leonetta Beltrami, tre giri per raggiungere i primi. Andiamo via. Fascia. Gara 2. Occhio! 3, pronto Basilico. Al via. Meno 3. Migliorin, due giri ragazzi, Favaro Veronese, primi in fascia B, meno 2, abbiamo altri a racchiudere, meno 2, due giri per racchiudere, di più, pedalata dopo pedalata. Attenzione ad attraversare per Veronese, velocissimo. Sul percorso sarà lui a terminare la dura, la vince. Giro Castagnoli, ultimo giro della gara, eccoli qua, vincitori della fascia, Simone Veronese, applausi, campioni nazionali, staffetta ciclocross, 2023, Luraghi. Sì, ci voleva via di bellezza questa stagione di secondi posti.